Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica, eccoci qua a fare una lasagna, siamo qui con la besciamella, 50 g di burro, una bella manciata di farina, un cucchiaio, qualcosina di più e mezzo litro di latte, puntina di sale, puntina di noce moscata e via. Hey guys, white sauce, 50 grams of butter, a full spoon of flour, half liter, pint of milk, bit of salt, and some spices. Having lovely coffee, Sunday morning. Okay, making here my bolognese sauce. 250 grams, 300 of minced meat, 2 tomato cans of 400 grams each. Then I'm roasting some veggies here, onions and leeks. I add some garlic in my sauce. That's it. Let it cook slowly, gently. Yeah? A nice cup of coffee here. There we go. Coffee's ready. That's the Italian way. There we go. Be very careful to the white sauce. Beh, ragazzi, la besciamella va seguita a fuoco lentissimo. Very low fire here. And let it cook 20 minutes. Time will do if you're in a hurry. Eh? Anche 10 minuti di cottura, se siamo di fretta, poi finisce di cuocere in forno. Tutto nella stessa pentola, quindi anche se uso solo un attrezzo non fa niente. Adesso qui ho del sedano, delle carote, facciamo un po' di spazio e li andiamo a tagliuzzare e ripulire. Allora, pezzettino di sedano di carota nel sugo. Siccome i bambini si lamentano, no? A uno non piace la carota, la metto a pezzettoni e poi la leviamo magari. O la mettiamo da parte. Hey guys, celery and carrots into my tomato blend. Tomato sauce, bolognese, whatever they call it. Clean carrots and stuff. Here I have some chicken breast. I wash it with some lemon and water. Okay, and then marinate in a berberry sauce. Okay, ragazzi, c'è la. Ho lasciato il petto di pollo nell'acqua acidulata
poi l'ho rilavato per bene e ho aggiunto delle spezie, una spezia che viene dall'Eritrea, il berbere, e facciamo marinare per un'oretta almeno. Ecco qua, un'altra pentola. Occhio sempre alla salsa, non fatela attaccare al fondo. Facciamo rosolare le carote e l'aglio da questa parte con un po' d'olio. C'è la lavatina. E via, tagliuzziamo il pentola. Dovrei mettere la camera dall'altra parte per farvi vedere meglio. Occhio che i coltelli non siano mai troppo affilati. Magari non state quello che faccio io, usate il tagliere che vi fate male. Togliamo le carote. Sto cercando di fare un curry col pollo, vediamo un po', non troppo piccante logicamente, dai bambini. Let's make some chicken curry as well. Wash your carrots. There we go. Keep checking your sauce. Never trust it. Steady, steady. Ragazzi, occhio perché logicamente la farina si attacca al fondo se non state attenti. Ecco qua, facciamo rosolare per bene cipolle, carote, sedano. Pian piano. Ecco qui. Ora facciamo riscaldare il forno. Un po' il gas, io faccio andare un pomodoro per almeno un'ora e mezzo e due, con la carne macinata, carota, pezzettino d'aglio, sedano, aggiungiamo del basilico e via. Ecco qui un po' di basilico. Il sale nel pomodoro lo mettiamo solo alla fine.
in abbondanza, metto un po' di sodi, la cipolla, il curry. Allora, come va? Noi italiani siamo un po' così. Il Cagliari ha perso con la Juve 2-0 secco, e vabbè, non importa. Abbiamo del peperoncino rosso qua, lo aggiungiamo poi al curry, ma lo metteremo un po' più in là, un po' fresco. Cosa ne dite? La mia cucina è lenta, ragazzi, molto lenta. Quando si affretta logicamente le cose cambiano, ma va bene così. La cucina deve essere un piacere, un passo a tempo, una necessità. Sotto Covid in particolare, sappiamo anche l'ora. Qui il sugo va bene, la besciamella sbrigadisce, qua stanno asciugando bene i miei polli, ecco qua le carotine che prendono il loro colore. Ragazzi, qui abbiamo anche dei pesciolini, li mettiamo sotto la griglia, ok? Ecco qua il mio pomodoro, sta sciogliendo bene. Ho messo un goccino d'acqua. Hey guys, add a bit of touch of water into your tomato sauce. Let make sure it dries up. Not too dry, but okay. Squash the minced meat. Ragazzi, evitiamo i grumi di carne macinata. Eccoci qua. Gelatina della mia verdura. Adesso inizio a cambiare posato, digitalmente attrezzi. Altrimenti finiscono i sapori. Eccoci qua. Tra un po' aggiungiamo il pollo. Una teglia, ecco qui. Io ci metto una spruzzatina di olio piccante che ho preparato a casa nel mio pesce. Ecco qua, una giratina,
lo mescoliamo bene, ragazzi, ok? E lo mettiamo sulla teglia. Così, un paio di sardine, una mormora. Non è che... Occhio, non gettate niente sulle salse. Due pesciolini e stiamo a cavallo. Eccoci qua ragazzi, allora faccio riscaldare un attimino il forno. Ecco qui, sento già che si sta un po' attaccando al fondo, quindi graffiate bene, tirate, occhio, ve l'ho detto, un attimino di distrazione e voi rifatti. Si sta addensando pian piano, ho alzato la fiamma per un paio di un minutino, però bisogna seguire bene. Sta asciugando, non dimentichiamoci il caffè. Allora, possiamo anche aggiungere il nostro pollo adesso. Ecco qui ragazzi, adesso lo aggiungiamo alla nostra padella, pentola, eccoci qua. Facciamo rosolare il pollo a fuoco lento, mi raccomando. Ecco qui, i sapori si innalzano un pochino, si sentono sempre di più. Buongiorno Riccardino, eccoci qua, Ricca, una bella lasagna semplice, però ci sono i miei segreti, eh. Io vi ho detto carne macinata, però c'è un segreto che non posso rivelare. Manzo, carne macinata di manzo. Ho aggiunto delle carote, del sedano, un pezzettino d'aglio e dai, è assicurato che non ci siano grumi nella carne. Due pelati da 400 grammi l'uno. Ok, adesso qui facciamo rosolare il nostro pollo col sedano, le carotine, cipolle, porro e via, pian piano. Occhio la besciamella, che adesso è la cosa più importante. Guys, white sauce is getting ready, fresh milk, flour and butter, spices, nutmeg, I use nutmeg, yeah, and a bit, a pinch of salt. Okay, my sardines, okay, they're going into the grill now for 10 minutes, no more.
must let cook the tomato sauce for a couple hours. You can add a touch of water if it dries too much at the beginning when you have the tomatoes. Okay, nice flame here. You should have cut the chicken breast, but that's okay. I'm a little bit less, I think, today. Okay, my son is around, I need to make milk and coffee for him. Remember, the white sauce doesn't have to boil, eh? La besciamella non deve bollire, ragazzi. Why? Abbassate la fiamma. Deve essere proprio al minimo, quasi a zero. Ok? State attenti. Adesso il pollo lo facciamo colorare invece a fiamma alta. Lì. Poi, una volta che si colora bene, vedete, si mischia le spezie. Questo è buonissimo. Poi lasciamo la fiamma sotto a zero. Facciamo cuocere lentamente, almeno un'ora. Un'ora, non di più. Dal momento in cui il pollo è dentro. Hey guys, my curry chicken, let it brown high flame. Then pull the fire down and cook for 1 hour, yeah? Low, low flame, most off. Anche qui, attenzione che non si bruci niente, quindi dal fondo dovete un po' fare attenzione, ecco qui, occhio, occhio, facciamo colorare bene, forse la fiamma era un po' troppo alta, passiamo all'ora ragazzi, la famiglia la dorme, e noi fornire Covid in giro, non si può uscire, se volete passiamo così, no? Ecco qui, colpo d'occhio al pollo, mi raccomando, non si bruci niente. Adesso è giunto il momento di abbassare la fiamma. Un goccino d'acqua,
respirazione. Adesso facciamo andare a fuoco lento, quasi spento. Okay. Il colpo d'occhio alle sardine. Ecco ragazzi, questo è un pesce cuoce velocissimamente. Quindi occhio. Il pesce non si deve asciugare. Ok, quindi cucinatelo giusto al punto giusto, non di più. Bene? Allora, ci siamo con la salsa al pomodoro e la carne macinata. Guys, we are nearly there, about to run with lasagna, my oven is warming up. Already it's 10 minutes, job is done. Now take a pot. Okay. There we go. So you should use oven dish. I don't go any today, doesn't matter. Ok ragazzi, ci vuole una pentola per il forno, ma ce li ho impegnate della roba che sta marinando in frigo. Allora, via. Possiamo partire ragazzi. Allora, un pochettino di pomodoro. Non ci devono essere grumi nella salsa, eh? Mi raccomando. Allora, andiamo, mettiamo un pochino di pomodoro sulla pentola. A giro. Un pochettino di besciamella, poco poco, è molto liquida la mia, ok? Facciamo sì che si bagni il fondo. Ecco, va bene ragazzi, adesso non vedete ciò che sto facendo, però insomma, eccoci qua. Adesso iniziamo a metterci la pasta. Io la taglio a pezzettoni dove è necessario. Ecco qui, mettetela un po' a giro, non ne mettiamo troppo. Ecco qua, un altro po' di besciamella, pomodoro. Giro bene, adesso ci metto dei polli, li metto solo da una parte perché i bimbi magari si lamentano. Ecco qui, mettiamoci un po' di carne macinata da questa parte, fare spessore. Ho ancora qualche grumo lì. E via di nuovo. Uno, due. Bene. Adesso una lasagna piccolina, non è che siamo lì a... ragazzi, via un'altra girata. Un po' di salsa. Ecco qua. Mettiamoci dei polli. Occhio al nostro pollo qua, una giratina, sta andando benissimo. Ci
facciamo cuocere proprio a fuoco lento, non troppo piccante, e i bambini lo mangeranno. Allora, continuiamo con la nostra salsetta. Ecco qui. Un po' di pomodoro con sedano. E via. Cospargiamo bene. Un pochino di più. Va bene, ragazzi. Ok. Adesso l'ultimo strato di pasta. Due. Tre. Ci devo mettere un po' di forza con le mani. Ecco qua. Senza esagerare. Ok, adesso tocco finale con la besciamella. Va bene, vedete sul fondo non si è bruciato niente. Allora, al giro, assicuratevi che tutta la pasta è coperta. Ok, con il pomodoro. Un altro goccino d'acqua, l'acqua va aggiunta piano. And guys, add a little water as necessary, just a drop. Yeah, don't go wild. Yeah, just a little drop. That's it, yeah, let it go. Now I must check my sardines. This must be cooked. Turn them upside down if you can. Look at that. Okay. And cook for a couple more minutes. Check the flame, obviously, has to be not too high. Gorgeous. Okay. It's Sunday morning, so I'm a bit sleepy. I know what I do with my hands, it's quicker. There we go. Oopla, ora making a mess out of it. Doesn't matter. Okay. Back under the grill, and job is done. 2 minutes, no more. Okay, on this side, bit of cheese. All around, English cheddar cheese. Okay, I'll go around with my knife, spread across. Okay, sometimes I cover my lasagna with foil. But I will not today. Okay,
170 degrees, 180 for 40 minutes, even less. There we go, in the oven now. Ok ragazzi, occhio al nostro curry adesso, sta andando benissimo nella sua salsetta, ecco qua, deve cucinare un'oretta, ok, nel frattempo facciamo un po' di pulizie qui, fuoco basso, ecco qua, vetroceramica protegge da qualsiasi scossa elettrica, però fate attenzione. Sono riuscito anche a bere il caffè ancora ragazzi. Adesso, però adesso lo beviamo. Spostiamo il vento. La pulizia e l'ordine. Cosa più importante? We got to be COVID-19 guys. So clean everywhere. All the time. Allora ragazzi, eccoci qua, occhio al nostro curry. Adesso io col coltello inizio a tagliarlo che è troppo grande. Ho fatto un errore. Ok? Andiamoci col coltello. Andiamoci intorno. Sia buono, di garantito non c'è mai niente. Ecco qua, allora, eccoci, così viene meglio a cuocere, guardate. Una bella gelatina. Allora, il berbere è una salsa che deve cuocere molto lentamente, ragazzi, molto lentamente. In genere si fa un soffritto di cipolle, 6, 7, 8 cipolle, le si fanno ingiallire per bene, poi si aggiunge il berbere e si cucina un'altra oretta, solo le cipolle, quindi qui ho un po' esagerato.
Allora, le mie sardine sono pronte, le tiriamo fuori. Eccole qua, ragazzi, va bene? Le mettiamo qua. Eccoci qua. Ragazzi, cosa faccio io adesso? Travaso il mio pollo in una pentola pulita, scaldare la pentola. La devo far riscaldare bene, deve essere bella calda la pentola, ok? Un attimino. Spostiamo le nostre acciughe in un piatto di portata. Ecco qua. Adesso facciamo così. Pian piano, le mani sono pulite. Si sbaglia, caldo sanna. Eccoci qua. Belle queste sardine, ragazzi, bellissime. Bellissime. Thank you.
Celia. Eccoci qua. Adesso travasiamo la nostra piattanza. Allora, fuoco basso, pian piano spostiamo il pollo in una pentola pulita. Adesso cosa faccio, ragazzi? Aggiungo un pochino di farina. Poco poco, eh. E mescoliamo per bene. Ok? Mescoliamo per bene e ci aggiungiamo una spruzzata di vino. Ecco qua, ragazzi, vino di Sardegna, ne mettiamo un goccino, eh? Il resto lo beviamo. Salute, di buon mattino. Adesso giriamo questa salsetta, la lasciamo qualche minutino, facciamo evaporare il vino. Ecco qua. Allora, ai bambini piace il curry col gravy, no? Con la salsetta. Guys, I had a touch of red wine. A spoon of flour, start stirring it, add what is necessary and then mix it back in the pot. Okay, my sardines here, eh? Cooked no more than 10 minutes, 7 minutes, 3 minutes each side in the grill, under the grill. Okay, ragazzi, bellissimo, eh? Okay, allora io seguo la mia salsetta. Aumento il gas, un pochino d'acqua e giriamo per bene. Ok, il vino deve evaporare. Ci siamo, eh? Facciamo un bel curry oggi. Speriamo non sia troppo piccante, è solo quello il problema. Ok, da questa parte il pollo va avanti, fuoco basso basso e via. Allora, pulitina le pentole come al solito. Thank you.
Eccoci qua, ragazzi. Mi raccomando, come per la besciamella, non si deve attaccare al fondo, altrimenti sono danni. Ok? Vino non ne metto troppo perché ci metti i bambini da un gusto diverso e se ne accorgono subito. Un goccino. Bene, la salsetta va avanti. Splendida, eh? Si deve asciugare bene, fuoco lentissimo. Fuoco lentissimo, mi raccomando. Eccoci qua. Brindisi dall'Inghilterra con Mau. Lovely organic wine, guys. Just a touch, eh? It's Sunday morning. There we go. Allora, qui lo rigiriamo di nuovo. Una meraviglia. Ok. Ecco qua. Adesso devo aggiungere il sale logicamente al pollo. Bella spruzzata di sale qua. Ecco qua. Continuiamo a mescolare. Speriamo che esca buono. Cioè, a me piace, ma anche per i bimbi, ecco. Ecco qua. La salsetta va avanti. La faccio cuocere piano, 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 piano. Piano, 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 piano. Un altro pochino d'acqua. E mescoliamo. Se ci si squagliano le carotine, abbiamo fatto un capolavoro. Ok? Qui va bene così. Adesso esco un po' di salsetta qua. Ecco qua, facciamo sfaldare le carote con la farina, il sedano, il vino. E qui il pollo continua un po' a cuocere per conto suo. La cottura deve essere giusta, ragazzi. Eh? Bene. Fatto. Andiamo avanti a cannonau, così, senza esagerare. Spettacolo. Ora controlliamo la lasagna. Ecco qua. Sta andando benissimo, ve la vorrei far vedere. Ecco qua, ragazzi, si sta colorando bene, va bene? Allora, che si fa domenica oggi? Ci avviciniamo all'ultima settimana di novembre 2020. Covid. Ci sono buone notizie in Inghilterra. I casi sono scesi in questa settimana, si parla di 5.000 unità in meno contagiate. Posso rispondere? Eccoci qua. Un po' vi lascio. Allora, il mio pollo si sta colorando bene. Facciamo un po'. Ecco qui. Deve cucinare tutte le parti. Facciamo asciugare la salsa adesso di nuovo e poi la spostiamo nella pentola nuova. Ecco qua, sempre un brindisi con Mau.
Hey guys, cheers, Sunday morning. Just a little wine, eh? Just a touch. Don't go stupid. Okay, now I'm gonna bring back everything to my pot. So go traditional way. Here we go. That's it. You've got to make sure nothing is burning, yeah? Chop the oven there. Back to here. Low flame. Seal everything. Let it go gently, slowly. And Riccardo curry alla mavo. Non c'è niente di difficile. Eccoci ragazzi, eccoci qui. Cosa ne pensate? Curry un po' diverso da normale. Allora, non deve essere né asciutto né troppo acquoso. Occhio, il fuoco è quasi spento. Va bene, fatela andare. Io qui ho fatto il mio dovere. Eccoci qui, le nostre sardine ragazzi. Il nostro drink. Essere proprio una cottura molto lenta, molto lenta. Cioè la farina, ricordate, si attacca tutto sul fondo. Hey guys, gentle cooking, gentle, very gentle, low flame. Yeah, so the berbere will come up, beautiful sauces. I'm gonna give another cut to my chicken. Okay. Chunks that too big. There we go. There we go. You should cut it on a tray, you know, not like this. Sunday morning, half sleep. Don't really want to cook today, but here we go. I'm a little bit bored. I'm bored. I cook because I'm bored. I'm bored because I cook. I'm bored, bored, bored. Ragazzi, sono annoiato. Allora cucino. Ma cucino perché mi annoio? No, mi annoio perché cucino. Baba. Baba. Guardate che spettacolo, ragazzi. Mi auguro che possiate vederlo, ma io faccio una cosa bellina, ve lo trasferisco in una pentola bassa.
Ecco qua, ragazzi. Così vedete il bagno, eh? Più che altro, non è che pentola in ferro cucina meglio, però ve lo voglio far vedere. Ecco qua. Spettacolo. Va bene? Così lo vedete. Adesso aggiungo un altro pochettino d'acqua. Una puntina. Questo 10 minuti è pronto, ragazzi, non di più. Bene. Ecco qua. Vediamo un po', poi faremo un assaggino. Un poco lento. Preso a bollire, non a sobbollire, non a bollire. Ecco qua, vedete? Perfetto, ragazzi. Adesso sta riscaldando la pentola, vedete, una cottura proprio lenta, lenta, lenta. Ecco qua nel forno la mia lasagna va a cavallo, è quasi cotta. Ecco qui, allora qui rialzo la fiamma un attimino, perché logicamente la pentola era fredda, adesso sta andando come dovrebbe. Adesso cosa devo fare? Devo tagliare la carne a pezzi un po' più piccoli. Un po' più piccolini. Allora, ecco qui, bisogna organizzarsi col tagliere. Dentro, ecco qui, questo è dato il tempo alla salsa di cuocere, avete capito? Logicamente si poteva tagliare all'inizio, lo si fa, però avendo la domenica a disposizione. Ragazzi, vediamo un po' cosa dicono i bambini.
un bel carro indiano, etiope o eritreo, come si voglia chiamare. Berbere è un insieme di spezie, col peperoncino, c'è di tutto. Pezzi piccolini per i bimbi, capito? Tenero, tenero, petto di pollo. Ecco qua. Adesso a questo punto assaggio anche la salsa io. Vediamo un po'. È perfetta, ragazzi. Non è piccante, è come deve essere. Bambini, il piccante me lo mangiano, ma ci devo stare attento, non è che sono piccolini questi. Vediamo un po', poi arriva anche il figlio più grande, vediamo se lo assaggio. Ragazzi, eccoci qua, vediamo cosa è finito. Ok, Ricci? Allora l'acqua inizia di nuovo, sto bollendo di nuovo, quindi lo abbasso, non facciamoci fregare, ragazzi, che qui c'è un patatrac. Continuiamo a mescolare. Ok. Allora io direi che la lasagna ha fatto il suo dovere, è pronta. Dobbiamo fare un po' di spazio di nuovo. Bene, buongiorno Doni, buongiorno Giusy, curry di pollo qua, col berbere, poi ci ho aggiunto anche carote, sedano, aglio, cipolla e porri, poi abbiamo fatto delle sardine marinate nell'olio piccante, sotto la griglia, e poi adesso tocco finire, che è in forno, una bella lasagna. Ecco qua ragazzi, la lasagna è pronta. Verifichiamo logicamente. Il coltello. Sì. La lasagna è pronta. Spegniamo il forno. Facciamo un altro brindisi, ragazzi, alla nostra amata Sardegna, a chi ci vuol bene a lottare contro il Covid. Tutti a casa, mi raccomando. Everyone home. Yeah? Don't go out. Stick home, cook some food, enjoy a glass of red wine